Eccolo qua, Giulio Nociari. Allora, reduce dai successi della nazionale, campione d'Europa, anche lui, collaboratore da tanti anni di Roberto Mancini, Terni finalmente ti riconosce i meriti con un riconoscimento, Giulio. Sì, anche se devo dire che per me Terni io la sento sempre vicina, cioè nel senso io ogni momento, anche quando ero in giro in altre città a lavorare, ogni mio momento libero tornavo a Terni, quindi per me Terni è sempre stata una seconda casa, una seconda famiglia. Vabbè, ah sì, vuol dire, si scontra spesso, voglio dire, a spasso per Corso d'Acido con la signora, con tua figlia, con i nipoti, insomma. Il nipote. Il nipote, scusa. Mi regolo su me stesso, capito? Sono due, quindi. Senti Giulio, insomma, grandissima soddisfazione, festeggiamenti su festeggiamenti. Un po' riconoscimento, se vogliamo, alla tua grande carriera, se vogliamo. Ah, io ringrazio ancora. Non sono abituato a certe cose, però ecco. È una cosa che mi ha fatto molto piacere. Festeggiamenti, sì, è stato il giorno dopo la conquista del titolo a Roma, e dove siamo stati ricevuti al Quirinale, a Palazzo Chigi, così. Però dopo, per quanto riguarda personalmente, è stata una cosa abbastanza sobria, in famiglia, così. Ma anche perché io dicevo, lo sentivo un po' schivo, no? Diciamo che anche dalle immagini televisive dovevi aguzzare, io che facevo qualche volta le foto dallo schermo, dovevi aguzzare la vista per scovarti, mentre gli altri collaboratori li vedevi tranquillamente, insomma, vicino a Mancini, vicino alla squadra. Ma fa parte un pochino del mio carattere, così, però in certi momenti quando ci sei, quindi non importa mettersi in evidenza. Senti Giulio, ma alla vigilia pensavate proprio di fare quello che avete fatto? Ma sinceramente ci credi, perché se no non parteciperesti a un evento del genere, anche perché ti hai riqualificato in una certa maniera, bene, così e tutto. E dopo, mano a mano che sono andate avanti, si vedeva che le cose andavano in un certo verso, e dopo stanchezza, infortuni, cose erano uguali anche agli altri, quindi i problemi che potevano esserci erano condivisi con tutti, anche le altre squadre. Quindi quando alla fine è stato fatto un bellissimo lavoro da parte di tutti, staff medico, senza lasciare escluse nessun'area. Ecco. Senti, che percentuale nel successo hanno inciso le qualità tecniche dei ragazzi e la saldezza del gruppo? 50-50 oppure? Le qualità tecniche. È una squadra composta da giocatori molto bravi, poi metti la bravura dell'allenatore a metterli in campo in una certa maniera, e quindi diciamo è venuto fuori questo risultato. Senti, Mancini, grandissima stima di te, l'ha dimostrato nel corso di tanti anni, no? Ah sì, c'è un'amicizia che comincia dall'89, piano piano quando sono andato alla Sampdoria, dopo essere stato in altre scuole, prima Ternana, poi Milan. E piano piano si è rinsaldata nel tempo e niente, adesso siamo insieme. Senti, quella bandiera rosso-verde l'hai vista? L'ho vista il giorno dopo sui giornali, su internet, così. E erano anche, mi dicono che erano anche fuori, perché noi eravamo nell'albergo la prima volta vicino allo stadio, e sinceramente non li ho visti. Insomma, il rosso-verde anche a Wembley l'ho accompagnato, anche se non vedessi. Dentro e fuori il campo. Sono tremendi i tifosi rosso-verdi. sono forti. Senti, ultima battuta sulla Ternana, che campionato ha fatto? Campionato strepitoso, eccezionale. Io ho seguito sempre, c'avevo qualche contatto interno così con qualche dirigente che magari conosco un pochino più, e ogni domenica, sabato o lunedì quando giocavo, il risultato finale che volevo sapere il primo era questo. I risultati sportivi che Giulio ha raggiunto nella sua carriera sono sotto gli occhi di tutti, e quindi non sono io a dovervi ingigantire, raggire e farvi e portarvi alla vostra conoscenza. Però uno che ha raggiunto certi tipi di obiettivi con questo atteggiamento che Giulio ha è qualcosa di estremamente affascinante. Non è mai
una persona sopra le righe, non ho mai sentito un commento polemico nei confronti di nessuno, ma sempre, è stato sempre un passo indietro dalla visibilità, da quello che possono essere le vetrine, quello che magari lui avrebbe potuto tranquillamente fare e farsi grande dei risultati che ha ottenuto nella sua vita. Questo è qualcosa che ho cercato sempre anche di fare mio nel mio percorso sportivo, ma che ho sempre ammirato a chi riuscisse a fare questo. E in questo Giulio è un campione molto più di quello che magari lo è stato nello sport, perché non è semplice restare rasoterra quando si toccano certe altezze. E in questo invece lui è un maestro su questo punto di vista. Quindi questo è un premio assolutamente meritato per quello che ha fatto a livello sportivo, ma per l'uomo che è.